Buongiorno, nuovo post di Gin su Instagram. Sono le 8:10, 22 febbraio. Buongiorno! Tra l'altro oggi è il 22/2/2022. Come sapete il 22 è il mio numero. Quindi si prospetta una giornata interessante. Mi sono svegliata con un mal di denti, quindi già iniziamo male. Però è da ieri che mi dà fastidio questo dente basso. Mai dato fastidio ai denti, cioè quest'anno io penso combatterò con i denti. È stato bello dormire 5 ore. E svegliarsi. È presente, ti sembra solo di poggiarti e poi rialzarti così velocemente. Adesso faccio la colazione, poi devo andare in palestra, che prima la visita con la nutrizionista, tipo per fare un check, poi devo fare l'allenamento, anche se oggi mi alleno da sola, però insomma il mio personal trainer sta lì. Poi devo tornare a casa, prepararmi in velocità, andare a pranzo con le mie amiche dal coreano, fare tutti i nostri giri k-poposi, bla bla bla. E infatti oggi torniamo anche al caffè Biscione, che è quello che fa il gym in coffee, dove avevo portato l'altra volta. Quindi sì, questo è il programma di oggi. Ah, devo passare a portare i pacchetti di Vinted, perché ieri mi sono messa a smistare le photocard, quindi alcune le ho vendute e le devo andare a spedire. Ma sai quanto stacca? 75 minuti. Ecco perché non si può mettere. È bello. Oggi è un po' che non fa. 75 minuti, ecco perché. 80 minuti. Bella foto. Ma comunque già mi piace di più il mio altro. No, te l'ho detto. Vai. Ah, me la foto, guardo. E tu Sanchez sa. Non vi ho fatto vedere il posto. No, hanno spento la TV con la cosa. No, ci sta un dramma adesso, però non so chi sia. Vabbè, prima c'erano tutti i BT. Saluta Gri. Però ci sono queste. Aspetta. Jungkookie. Ci sono un po' di idol. C'è IU. Molto carino. Ah, eccola. Anche qua. Con il vlog. Aiuto. Vabbè, hai fatto vedere. No. Però l'avevo detto che te l'avevo chiesto di prendermele. Abila. Accendila. Army Bomber 2022. Questa è la versione cheaper. Dai. Senti, dove sei? Allora, è successa una cosa tremenda, che ovviamente capitano sempre quando non è il momento. Si è rotta la macchinetta per i vlog. Tipo addio vlog per sempre praticamente. Ora vi faccio vedere quando la accendo. È accesa? Cioè, non so se vedete, funziona. Mi è cascata e si è rinculato, non so come dirlo, l'obiettivo. Quindi ora, cioè guardate quando la spengo. Devo tipo... Ok, non so perché non mi sia ancora venuto da piangere. Tenterò di chiamare l'assistenza e vedere che cosa si può fare, perché altro, cioè, mi viene veramente da piangere, perché comunque costa. Ho ritirato un pacchetto, quindi lo apriamo. Ovviamente so già che cos'è. Mi ha scritto thank you e... Ah! Gesù! Un ragazzo spogliato! La cosa principale in tutto ciò è questa qui, che è la mini flag di Jungkook dello Speak Yourself Tour. Sono arrivata a casa, c'è un cagnolino appiccicoso che non mi vuole lasciare il braccio, è vero. Poi mi è arrivata un'altra bustina con un'altra photocard. Guardate che carina la ragazza. Spero che Jungkook sia arrivato sano e salvo. Grazie per avergli dato una nuova casa, si è anche impegnata a cercare come scrivere grazie mille in italiano. Questa qui è la photocard. Mi sono tolta le ciglia finte perché sennò non ci vedevo più, iniziavo a non vederci. Comunque, stamattina appunto ho fatto la visita con la nutrizionista. Pensavo che la situazione fosse un po' bloccata, perché sapete, l'unica cosa per cui tu riesci a capire se
il tuo percorso sta andando bene o male, a prescindere da tutto il resto, è il peso sostanzialmente. Quindi io vedevo che stava lì bloccato, quindi ho cominciato a farmi mille problemi, mille cose, per cui in realtà poi sostanzialmente non ce n'era bisogno. Infatti anche la nutrizionista mi ha detto: ma stai andando benissimo, solo che sei un soggetto che tende a mettere molta massa muscolare e quella ovviamente pesa di più della massa magra, quindi è per quello che tu non vedi un cambiamento sulla bilancia, però c'è nella struttura cellulare, muscolare e tutto quanto. Quindi mi ha diminuita la ritenzione, però è salita l'acqua nelle cellule. Non chiedetemi che cosa voglia dire nello specifico, perché sono ignorante in materia, è per questo che mi affido al personal trainer, alla nutrizionista. E la massa muscolare mi è aumentata di 1,5 kg e soprattutto mi ha detto: hai perso un sacco di centimetri. Mi ha detto: hai perso 6 centimetri sul braccio, 3 centimetri sulla gamba e boh, qualcos'altro sparso da qualche altra parte. Fatto sta che mi ha detto: stai tranquilla, va tutto bene, solo che tu hai un problema con i carboidrati, perché appena li reintroduci si blocca tutto il processo e quindi dobbiamo stare attenti un po' in queste cose e metterli soltanto quando effettivamente ti alleni. Io mi alleno 3-4 volte a settimana e quindi sì, dobbiamo capire. C'è una Wendy qua dallo specchio. Quindi dobbiamo capire come mettere tutto bene. Però mi ha detto: stai tranquilla, non ti farà. E quindi questo, insomma, sono stata abbastanza contenta. Ecco, l'unico problema è che io tendo appunto a mettere tanta massa muscolare e la vedo in realtà, e per questo anche col personal trainer stiamo facendo un programma differente rispetto a prima, che io sono arrivata ad alzare col distacco. Adesso non so chi di voi fa palestra o si intende di queste cose, però sono arrivata a distacco quasi a 80 kg, che è tanto. Staremo a capire quindi come andrà a finire questo percorso. Sono le 7:49. Quando è successo tutto ciò? Perché? Perché il tempo va così veloce? Non è possibile. Devo andarmi a fare le verdure per stasera perché non ho nulla. Tra l'altro avete visto a pranzo, non vi ho ripreso più di tanto perché ero con due persone che non avevo mai visto. Quindi non mi andavo, cioè stanno tutto quanto dei video, però non lo so, non riesco a fare le mie cose, no? Sì, però il posto è buonissimo. Se potete andare e cercate un ristorante coreano buono, Trastevere, Roma, non mi ricordo, via Liberata, una cosa del genere. Ijo è buonissimo, è il mio preferito in assoluto. Ho preso appunto il bibimbap, che è praticamente la bolla con sotto il riso, tutte le verdure, l'uovo al centro, crudo che devi far cuocere nel... ma vi giuro, buono. Poi avevano preso i mandù all'inizio, il pollo fritto, però io non l'ho mangiato perché non mi andava onestamente. E poi appunto ho mangiato il mio bibimbap. Poi abbiamo assaggiato la tortina alle patate dolci, che era buona, devo dire, non l'avevo mai presa. E qui c'è un bambino. Adoro, hai mangiato, eh? Hai mangiato, sei pesantino. Volevi fare un salutino? Poi stavo leggendo i commenti sotto il blog che ho caricato ieri, per voi non so che giorno era. La questione del canile, tutte le cose, ho visto molti commenti carini, positivi. E ovviamente, ripeto, è una cosa che ci tenevamo a fare, quindi siamo molto contente. Sto già parlando troppo, se faccio video troppo lunghi con il telefono poi non me li trasmette sul computer ed è un problema. Tant'è che ho parlato con l'assistenza, dovrei riuscirlo a portare tra domani e dopodomani, forse venerdì riescono a ridarmi la macchinetta. Sperate per me, vi prego. Non so come andrà a finire, però ecco, non posso continuare a fare video con il telefono perché impazzisco per scaricare le clip. Cioè, se c'è un modo facile ditemelo, perché se collego il cavetto al computer, quindi telefono, computer con il cavo, quello dell'alimentazione classico, non mi apre i file su Final Cut. Non so perché, cioè, tutti i video tipo salvati da TikTok o le registrazioni schermo me le prende, ma i video mi dà clip tutta buia nera. Quindi vai a capire perché, se sono sempre formato video. Se no, quella sarebbe stata una soluzione ottima, invece niente. Domani il vlog salterà per ovvie ragioni, perché veramente non posso fare video col telefono, cioè non... no. E quindi appunto speriamo in questo miracolo. Perché sennò veramente addio vlog, cioè non è il momento di comprarne un altro.